Premesso che è immorale estorcere 100 euro a un pensionato per pagare i lauti compensi alla RAI e ai suoi dirigenti e ai vari conduttori, cito uno fra i tanti, Fazio. Premesso questo, bisogna informare i cittadini, bisogna informare gli utenti. Voi fino ad ora non l'avete fatto. Allora lo facciamo noi, utilizziamo questi 2 minuti per ricordare che entro il 16 maggio chiunque sia famiglia anagrafica, quindi anche le coppie di fatto, cosa che lei non ha detto, chiunque condivide una residenza deve pagare il canone RAI se ha una bolletta elettrica e lo fa per tutto il nucleo familiare. Quindi se ci sono più utenze, chi non pagherà il canone RAI è costretto a segnalarlo a pena il fatto di pagarlo 2 volte, e questo lo dovete dire, perché se no i cittadini non sono informati, si ritrovano 100 euro in bolletta, e 100 euro sono tanti, soprattutto in questo periodo. Non dite, ed è importante invece avvisare, che coloro che non hanno un apparecchio televisivo, compresi smartphone, tablet, cellulari e quant'altro, non pagano il canone RAI, ma se hanno questa benedetta bolletta allacciamento elettrico, glielo addebitereste comunque se non fanno entro il 16 maggio di quest'anno la dichiarazione di non possesso dell'apparecchio televisivo che trovano sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Ma se voi non glielo dite, come fa un cittadino non informato a trovare questa dichiarazione? Gli stessi cittadini che hanno, per esempio, aderito alle numerose campagne di disdette del canone RAI, quelle della Lega, come delle associazioni di categoria, che quindi hanno chiesto il suggellamento, anche loro possono non pagarlo e bisogna dirglielo entro il 16 maggio, quindi anche coloro che ci guardano in questo momento devono fare questa richiesta all'Agenzia delle Entrate, un'autocertificazione, in modo tale da non vedersi addebitati impropriamente 100 euro, perché voi siete i soliti Deve buffati concludere, che mettono le onorevole. mani nelle tasche dei Grazie, cittadini e lo fanno in grazie. tutti i modi possibili Grazie. e immaginabili. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2216 dei deputati Sberna e Gigli concernente iniziative di competenza per la fissazione della data della prossima.